mister parlando di Pepino ha detto verranno qua per vincere perché sarà la loro ultima spiaggia. Meno 5 punti, retrocessione certa per il Latina, che cosa cambia? Secondo me noi non è che dobbiamo dire che siamo salvi e la salvezza non è ancora acquisita, quindi stiamo lottando e cercheremo di fare una grande partita contro il Latina, che non è una squadra, è una squadra, secondo me, una squadra forte. E vengono qua per lottare, per trovare di fare il punto in casa. La vittoria di Novara è stata una vittoria importantissima, probabilmente nemmeno attesa dall'ambiente, si sperava di andare a Novara a fare un punto, ne sono arrivati tre con un'ottima prova di squadra, questo vi ha dato forse la convinzione per crederci ancora di più nella salvezza da conquistare. Eh sì, contro il Novara i 3 punti ci hanno dati la fiducia di andare avanti, di poter continuare a lottare fino alla fine, che secondo me la salvezza non è ancora acquisita. Anche il lavoro difensivo oppure No, è la prima volta che ho fatto quello lavoro. Nel calcio bisognerebbe imparare tutto. Perché nella fase difensiva devo tanto, tanto migliorare in questo aspetto. è un momento brillante per la squadra, 3 vittorie nelle ultime 4, ti ha dato la svolta, ma è un momento brillante anche per te. Hai trovato una continuità di utilizzo, utilizzava anche Brocchi perché hai giocato diverse volte anche con lui. Procani ti sta dando molta fiducia, è mancato Airone, ha inserito te l'altra volta con la Ternana. Anche questa volta lo stai ripagando, ti stai accorgendo che anche per te questo è un momento particolare, positivo, molto positivo. Secondo me questo momento per me è molto importante e essere disponibile per la squadra e lo staff, secondo me è un momento fantastico, un momento che sto vivendo alla grande e continuerò a dare il massimo per poter esprimere le mie qualità e a mettere a disposizione con la squadra e andando avanti così. Ma non hai messo lo zampino sui 2 gol, perché hai dato la palla crociata, poi il portatore di un difensore, poi prima che Meccariello ti scassasse una gamba, hai riuscito a dare una palla a Ferrari dopo la violazione del gol. Ecco, Eh sì, ah. ti manca solo il gol adesso, perché li hai fatti fare anche parecchi, adesso ti manca solo te. Colina la settimana scorsa ha detto segnerò ancora, se vuoi, Va sono qua. bene, quindi io dirò sabato segnerò. Arriverà il primo gol a sabato. Lo senti questa mancanza del gol in secondo? Tu sei un esterno offensivo, così dico un attaccante. Sei la prima punta, sei un esterno, però questa mancanza del gol ti ha dato un po' fastidio, visto che tu nella primavera ne hai sempre fatti tanti. Secondo me sì, e nei calcio professionisti non ho ancora trovato il gol, quindi mi manca tanto.